Un giorno io andai a vedere una recita di Kaiser Requiem da noi a Dresda, dove sono stato direttore. Era stata una recita molto molto forte, molto interessante. Io poi non conoscevo anche il pezzo prima, sapevo l'esistenza ma non conoscevo il pezzo. E proprio alla fine della recita, dopo che loro cantano questo bellissimo choral alla fine, avevo una sensazione che ora si deve suonare Lacrimosa di Mozart. Ma veramente, dopo questa esperienza ho cercato l'opportunità di seguire questa intuizione, di dire il Requiem di Mozart in qualche modo funziona, cioè ha a che fare con questo Kaiser von Atlantis. E così piano piano ho sviluppato un concetto, devo dire, molto intuitivo, e poi insieme a Marco Gandini l'abbiamo proprio realizzato. Der Kaiser von Atlantis. Carlo, it's good if you don't if you don't take same line or position of as, honor. So you like mm-hmm. this La narrativa dell'opera è abbastanza semplice. Abbiamo un personaggio simbolico, la morte, che decide di abdicare perché c'è un umano, il Kaiser, che fa il suo lavoro e lo fa in modo meccanico, quasi la morte non riesce a stargli dietro. E poi ci sono altri personaggi, c'è la ragazza col caschetto, quindi una ragazza metropolitana, potremmo dire così, e il soldato, poi c'è la figura di Arlecchino. E questi personaggi raccontano questa esperienza della rinuncia al lavoro, al proprio lavoro, della morte. La morte abdica, quindi il Kaiser von Atlantis, ma il vero imperatore o il vero re è la morte, tanto che abdica, e questo crea un collasso sociale, un collasso nell'ordine naturale delle cose. E questo non è possibile, quindi il Kaiser vuole assolutamente ristabilire questo ordine della natura, la funzionalità della morte. Se le persone non muoiono, lui stesso non ha più potere. E quindi la morte dice: benissimo, io ritornerò a prendere servizio, come si dice, però tu sarai il primo del nuovo corso. E quindi il Kaiser accetta questo, quindi accetta di morire, canta l'ultima aria bellissima, si chiama l'aria dell'addio, dell'Abschied, e in questa aria lui espleta tutta la sua umanità. Ok, pronti? Silenzio? Grazie. Il corpo di ballo, anche i solisti che fanno qualche intervenzione qui, rappresentano l'umanità. È gente che, come al solito, è governata da altri poteri che non possono controllare. Fai brividi di immaginare quando questa opera è stata creata a questo campo di lavori nazi, che si poteva immaginare a gente ballando, come se fosse un salvagente per l'umanità davanti a questa cosa orrenda e barbara dei campi di sterminio. L'opera è straordinaria, Kaiser von Atlantis ha una struttura musicale bellissima, attraente. Io sono rimasto sbalordito perché ho pensato: ma come può un uomo, e quindi un compositore, una persona sensibile, nel contesto di un lager nazista che solo la parola fa caponare la pelle, concepire una musica di un'elevazione tale? Non c'è bruttura, non c'è orrore, non c'è una critica descrittiva nera. La musica non viene utilizzata con horror, ma viene utilizzata come bellezza. E lo spirito umano, io parlo di spirito, di questo uomo, di Ullmann, è riuscito a trattare questa materia in un modo bello, così come deve essere sempre la musica. L'argomento, anche più brutale, deve essere reso poetico dalla grande capacità della musica di poter elevare qualsiasi argomento. Ok, do you have it? Grazie, okay. Facciamo due. Due prima di due.
In questa opera c'è un caso molto particolare, molto triste da una parte, dall'altra parte di una grande libertà e felicità, perché uno deve capire che questa opera è stata scritta a Theresienstadt, è stata ideata per la gente nel campo, perciò anche Ullmann stesso, quando mette un banjo piuttosto che un sassofono o un altro violino, in realtà è per salvare la gente, è per far partecipare più possibile persone nel progetto, in modo di magari vivere anche un mese, un attimo in maniera più decente dentro questo incubo. Perciò qua c'è un caso veramente particolarissimo della forza dell'arte e del potere dell'orchestrazione proprio come, come uno strumento per salvare la vita o dare anche delle grandi speranze alle persone. Poi la cosa interessante è che con il Requiem di Mozart ufficialmente non ha a che fare. La cosa che c'è è che Ullmann viene da una grande tradizione tedesca e classica. Perciò in qualche modo questi due pezzi veramente vanno mano in mano uno con l'altro. Perché questo è il mondo praticamente anche di suono che cerchiamo in tutto questo pezzo, perciò cos'è capitato? Diciamo che abbiamo il corpo di ballo che sono 12 donne e 9 uomini, rappresentano l'umanità. Poi ci sono tre coppie, una coppia di uomini che uno rappresenta il Kaiser e l'altro la morte. Poi un'altra coppia che sono i doppi, diciamo, dei personaggi che cantano, che sono il soldato e una ragazza giovane. Bella. No, anche bella l'attitudine. Un'altra coppia, uomo-donna, che ballano sulla musica del Tuba Mirum, che questa coreografia è stata fatta dal direttore del ballo qui, Jean-Sébastien Collot, che sono un uomo e una donna davanti alla distruzione. No? Padajdi, un'altra volta. 1, 2, 3, 2, 3. Ciao, Tom. Qua si può suonare. Attenti. Esatto. Ok, anche qua. Toccare fortissimo e un attimo meno. Ok, un attimo meno. In generale credo che in questo momento, per bene e per male, tutto ha un'attualità. Cioè qualsiasi cosa noi facciamo in teatro in questo momento di guerra in Ucraina, problemi economici, dopo Covid, prima di chissà, tutta questa situazione, sicuramente qualsiasi cosa che facciamo in teatro ha un significato importante. Poi nel nostro teatro particolarmente noi cerchiamo magari di andare ancora più profondo, ancora oltre, perché questo non è il primo grande esperimento che facciamo in questi 2-3 anni. Quindi questa storia ci aiuta anche a raccontare come ogni uomo può diventare un Kaiser, però anche come nel punto più basso dell'abiezione possa anche riscattarsi e quindi chiedere o invocare il perdono. In questo senso interviene il Requiem di Mozart con il suo Salva me e anche la possibilità dello spirito umano, del peccatore di potersi redimere.